cercate di valutare questa ipotesi, trasferimento di aree, con gli usi edificati compiuti da quando sono diventato proprietario di quella del comune, me la deve trasferire. Parimenti io trasferisco al comune l'area in perdita. Tu mi dai un'area nuda, io ti do un'area edificata, con un palazzaccio da demolire, okay? E io devo costruire sul mio suolo, okay? Perché se non faccio sul mio suolo, per la cessione diventa proprietà del comune, quindi aprioristicamente ci deve essere la permuta. Lei pensa l'ufficio del registro come va a tassare questo tipo di discorso? È chiaro, eh? Io ti do un terreno vuoto, libero, giusto edificando, sorge in capo a me, vado a costruire e parallelamente ti do il mio terreno, vado a casa, lo condivido in alto. La permuta non è alla pari, c'è un conguaglio micidiale, tassazione boia, ok? Io mi impegno, ti do la decisione, dopo ho costruito, caro comune, mi impegno a demolire, ok? Nel frattempo però io ho sperequato le due cose. Occhio, usate il cervello quando fate il piano delle regole sotto questo profilo. Per la tassazione diventa micidiale, c'è l'ufficio del registro diverso, c'è lo Stato, non è il comune con la convenzione, c'è lo Stato che tasserà il fatto che noi facciamo delle permute adas, delle vendite, perché io cedo a te e tu cedi a me. È una permuta, sì, ma è sperequato. Sulla differenza di valore, l'ufficio registro tassa il 10%. Bene, magari... Ma di conti sul piano delle regole, ma di conti, sì. Per questo può diventare impraticabile, è soltanto. Ma anche la teoria, bisogna conoscere la realtà ad ampio raggio. L'aspetto politico, l'aspetto fiscale, l'aspetto politico. Noi le garantiamo che usando la testa, di solito ci impegniamo. Bravo. Le garantiamo anche che abbiamo un avvocato che... di diritti volumetrici, le garantisco inoltre però che noi abbiamo il ruolo di proporre nuove soluzioni. Gli avvocati e i fiscalisti hanno ruolo di adeguarsi, perché noi nel 1995 abbiamo lanciato la perequazione, tutti ci hanno messo in faccia, ma adesso è legge dello Stato. Sì, appunto. Però va contemperata in tutti i suoi aspetti, va contemperata, altrimenti diventa impraticabile, improponibile, rimane sulla carta, poi la resa dei conti, come diceva il consigliere Cirigliano, perché adesso succede. Le fiduzioni, la cosa. A Bustolo avete fatto la perequazione 6 anni prima e 20 anni prima che la disse sancita. Io ho provato anch'io la perequazione, c'era il consiglio, funziona. Avete più terreni di tutti gli altri, come noi dobbiamo andare a Malpensa. Il problema è delle aree nude, come da perequare un discorso, ma con le aree così già edificate diventa un problema di natura fiscale, di natura, e quindi ci rimette lo Stato. Noi possiamo fare i conti, ma senza l'oste però, l'oste è quell'altro. Okay. Posso fare un'altra domanda? Saluto, buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Una domanda velocissima, sempre in merito agli ambiti di trasformazione dell'area 1. Della spina, sì, verde. Quali sono le dimensioni dell'orghetto? Ah, certo,